Nel primissimo incontro del torneo delle arti marziali nere, Kuwabara viene sconfitto dal giovane Rinku. Nel secondo incontro, tuttavia, Kurama convoglia il suo potere astrale in una pianta e la usa per combattere contro Roto. Quest'ultimo ricorre a un odioso ricatto, ma alla fine è Kurama a vincere. Ora le squadre sono a pari merito e ha inizio una nuova battaglia. I nuovi concorrenti! Forza, Roku Yukai, fatevi sotto! Che vi prende un attacco di FIFA? Siete demoni o conigli? Datevi una mossa! Non posso crederci. Non era previsto che Roto fosse sconfitto. Si facciano avanti i concorrenti! Che state aspettando? Allora, vi decidete? Prego! Fatevi avanti! Un po' di rispetto per il giudice di gara, no? È Zero! Zero! Pensavo che combattesse per ultimo! Zero? Strano, ero convinto che fosse il capo squadra. Questo vuol dire che gli altri due tizi sono più forti di lui? No. Sono sicuro che Zero è il guerriero più potente di tutto il suo gruppo. È che hanno preso questa prova sotto gamba. Credo che abbiano tirato a sorte per decidere i turni. Che fame. Purtroppo Yusuke non si è ancora svegliato, è un bel guaio. Squadra Uramashi, un concorrente, prego! Lo sistemo io. Non ho gradito assolutamente il suo comportamento di ieri sera. Energia di fuoco, ti ho già visto all'opera, amico. Ricordate che domani avete un appuntamento con la morte. Farete la stessa fine di quella tazza. Cosa? Ieri hai rotto una tazza. Sembrava tagliata in due da una spada. Ho notato che una parte non aveva bordi taglienti, ma come sciolti da un intenso calore. Devi ancora perfezionarti. Beh, e se anche fosse? Dimmi perché dovrei accettare consigli da un tipo conciato come te. Sei ridicolo. Partenza! Non guardarmi così. Arderai come un pezzo di legno. Ieri è riuscito a evitare l'attacco, ma non è ancora finita! Aiuto! Accidenti, che potenza! Questo terzo incontro si prospetta come una gara emozionante. Ieri non ha potuto ancora contrattaccare. Allora, amico, non te l'aspettavi. Scommetto che non hai mai visto niente del genere in vita tua, vero? Perché non vieni al dunque? Colpisci! Hai ragione, basta con le chiacchiere. Ma che cavolo succede? Ora gli darò il colpo finale.
Se non lo vedessi, non ci crederei. Il pubblico è ammutolito, completamente sconvolto da ciò che ha visto. L'ha vinto così facilmente. Quello che ha subito è ben più grave di una sconfitta. Dubito molto che Hiei possa riprendere a combattere. Ora sarai convinto della validità della mia squadra. È insuperabile. Ah, che terribile delusione. Credevo che fossi più forte. Oh. Oh. Bene, il terzo incontro della prima gara si è concluso velocemente. L'indiscusso vincitore è... Discutiamone. Cosa? Sei in gamba. Mi dispiace doverti uccidere. Sopravvissuto all'energia di fuoco. No, non può essere. Mi dispiace che tu abbia incontrato proprio me. Consolati, avrai l'onore di essere la prima vittima di una tecnica basata sul fuoco del Re Oscuro. Ha detto fuoco del Re Oscuro. Ignoravo che padroneggiasse anche quella tecnica. Non posso crederci, la sa usare. Sapete di che si tratta, Altezza? A dire il vero, ne ho solo sentito parlare da mio padre. Credevo che nessuno l'avrebbe mai usata. È molto pericolosa. Ma il fuoco oscuro sta veramente raccogliendo energia dal mondo dei demoni. Non vorrei ucciderti, ma purtroppo per te non ho ancora raggiunto il pieno controllo di questa tecnica. Mi dispiace, non so dosarne l'intensità, sai? È un peccato doverla usare con un avversario come te. Adesso sperimenterai cos'è il vero potere. Il fuoco oscuro è diverso da qualsiasi altra energia. Ha una potenza immensamente superiore. Non disprezzerai più il mio terzo occhio. Qui il clima si sta facendo rovente. Vorrei continuare a commentare l'incontro in diretta, ma è meglio che mi metta al riparo. È il momento! Fuoco del drago nero! Tanta distruzione in un gesto. Ieri è da solo! Zero! Quella sul muro sembra... Ma cosa? Ma non... Non può essere! Oh, ora conterò fino a 10! Non capisci? Non esiste più, l'ho incenerito! Tutto ciò che resta di lui è quell'ombra sul muro. Oh, allora non c'è bisogno di contare! L'incontro è finito! Il vincitore è Ieri! Cosa? Ha battuto Zero? È impossibile! Caspita! Era così emozionante che non ho sentito neanche il sapore di questo calamaro! Potrei averne un altro, per favore?